Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video Get With Me questa volta. E questo è Get With Me dove vi spiego solamente come mi sono trovata con i prodotti fino a quest'anno. E questo è come farvi dire un po' di più io. È appunto un video di parliamo un po' insieme di quello che mi piace di più fare quest'anno, anzi non più che altro fare, ma organizzarmi se riesco, perché non è detto che ci riesco. Comunque niente, vado alle ciance e proseguiamo col video. Dunque, io mi truccherò, non so, adesso sono deciso se truccarmi o con Pretty Rare o con questa qua. Io direi più con questa qua, perché sento più il come se fossi in estate, perché c'è un caldo strepitoso, non dico esagerato, ma quasi. Quindi questa palettina qua fa il caso mio. Se non è che mischio un po' di questi colori anche, vediamo come esce fuori. Intanto cominciamo a coprire gli occhi, con coprire le occhiaie, non so più parlare, aiuto. Stavolta mi ho preparato tutto perché sennò veramente non ce la posso fare. Se non mi cade tutta l'impalcatura che ho qui. Aiuto, ho paura di fare una brutta cosa con questa spugnetta della microfibra. Io preferisco andare, perché non è, questa qui è della, come si chiama, della Eufidra, ma non so come può andare, quindi prima vado con questo, ed è meglio. Ok, benissimo. Perché voglio evitare qualche brutta sorpresa. Cioè, allora, ho preso come correttore l'Infallibile L'Oreal di, sì, appunto, l'Infallibile L'Oreal, come dire, concealer, correttore concealer, 327 cashmere, 7 elementi, ma ho registrato stamattina e sono di nuovo sbattuta perché ho fatto un po' di sonno, ho dormito un po' e quindi sono un po' sbattuta. Non ci fate caso se mi vedete sbattuta. E niente. Ecco qua, ora vado con la spugnetta a picchiettare tutto il prodotto. Wow, funziona, sì. Funziona. Anche se l'ho picchiettata un po' maluccio, ma vabbè. E niente. Allora, questo è il 327 cashmere concealer infallibile di L'Oreal. Come mi ci trovo? Bene, diciamo non è male, a parte questi cazzi che ho, ma sono io che non so. Allora, primis PS, ci tengo a ribadire che non sono appunto una truccatrice, ossia, sì, lo dico in italiano perché non so se si può dire make-up artist, ma appunto è quello che non sono io, una make-up artist non lo sono, quindi non mi vanto di essere. Comunque, questo è il correttore che ci sto trovando bene, a parte queste chiazze che non sono belle da vedere, ma le copriremo con della semplice cipria, che è della Rimmel Stay Matte 006 Warm Beige, vedete? Anche questa, allora, questi due prodotti li ho presi un mese fa a Sapani Profumi e li ho pagati intorno alle 2-3 euro, non di più, credo. Questa, sì, mi sa di sì. Se non erro, non voglio sbagliare. Se casomai mi spiribizzola di scrivere i prezzi, vi scrivo qui nell'info box qua sotto. E se no, non so come fare, ragazze. Vi dirò man mano che faccio nell'editing i prezzi. Casomai vado a riprenderli online su dei prodotti. Allora, come mi sto trovando con i prodotti?
Benino, dai, non sono male con queste palette. Anzi, questa che io ho ancora, che mi è stata omaggiata dalla mia zia, sto recensendo adesso. Gli ombretti, non sono male su Sephora, ma Sephora è cara, quindi io con quello che ho, se posso acquistare, acqua Pink Panda, non mi ritenevo il termine. E nulla. Sì, l'ho già detto, caso me lo scrivo nell'info box. No, oppure, ma nel montaggio, vediamo. Dunque, cosa devo mettere adesso? Ah sì, tolgo qua queste, perché tanto cose ci servono queste. Come ombretto andrò su questo qua, questo qui. Uno scuro e uno chiaro, vediamo un po' cosa esce fuori. Già. Dai, che belli che sono. Ma, presi da mia zia non sono male per niente, tutto sommato. Li stavo un po' disdegnando, invece alla fine scrivono benissimo. Una buona textura, non fanno neanche polvere per niente, non spolverano. Come pensavo io. Molto belli, mi piacciono. Una bella palette. Questa che palette è? Aspettate un attimo che ve lo dico. Penso che l'abbiano presa ad acqua e sapone, perché se no dove volete che l'abbia presa? Ad acqua. E nulla, voi come state piuttosto? Non ve l'ho ancora chiesto, scusate. Ero presa registrare e non sapevo più che cosa poter registrare, quindi ho detto provo a registrare anche video e vediamo come viene fuori. Ed eccomi qua, registrare. Poi, allora, io vorrei andare anche con un po' di intensificare il make-up. Con un blu, no, un grigio. Adesso ve lo faccio vedere. È un grigio, grigio argento. Oh, che bello che è. Bellissimo. Dire di nuovo che non sono una truffa. E nulla, questo è il grigio che mi piace molto di più. Ed è anche molto pigmentato. Allora, cos'altro posso. Ma non scrive granché bene altri. Ah, perché io non l'ho calcato bene. Non ma calcare qua, sono troppo delicata, non ce la faccio. Non ce la posso fare. E già tanto se sono riuscita a calcare qua, ma di qua sto attenta perché ho degli occhi molto sensibili. E anche queste sono sensibilissime, quindi no, no, no. Come mascara, questa notte non metto niente perché. Sono libera di metterlo, ragazzi, mascara. Comunque, come mascara. È vero, mascara non è un make-up se non c'è il mascara. Guardate, la metto un pochettino per accontentarvi. Questo mascara è della Rimmel Speed Super Speed Volume Flash. Questo qua. Che anche questo mi è stato omaggiato perché non l'ho comprato. Mi è stato omaggiato su YouTube qualche anno fa, quando ancora avevo l'altro canale. Però a sto punto, mi sa che mi tocca ricomprarmelo perché non mi va più di vincere da nessuna parte su YouTube. Preferisco comprarmele da me le cose. Non perché voglio essere cattiva, no, ci mancherebbe altro. Però preferisco essere di più, accontentarmi su quello che ho già. Adesso ok, fatto. Ho fatto troppe passate, già basta e avanzo. Allora, adesso viene il bello. Siccome che io qua non ho molte macchie, non ho brufoli né niente, grazie a Dio. Poi magari ho urlato troppo forte. Vado con la col bronzer, sempre se lo trovo un attimo solo, che non lo trovo. Perché è quello della Rimmel, sembrato rotto, e questo qui è della Rimmel, vedete, eccolo qua, Sun Shimmer 004 Stay Matte, sì, 04 Stay Matte, e questo si può dire che l'ho quasi finito, yeah, vai!
boh, tanto per dare una leggera come si dice, colorazione, colore, pigmentazione delle labbra, tutto lì. Cosa c'è qua? Niente. Ok. Tanto poi lo edito. Ok, metto un po' di illuminante, che quello non ci sta male. Se è sempre se troppo dove sei illuminante. Ma guarda un po', non riuscivo ad aprire il mio illuminante, vabbè. Questo è quello di Make Up Revolution Highlighter, bellissimo, adoro, troppo bello, bellissimo, wow! E niente, questo è l'Illuminage, bellissimo, Illuminage perché lui c'è Fabiana Lizzi, non so se la conoscete, ma dubito che non la conosciate. Io non la voglio imitare, però mi sta troppo simpatica, ecco perché dico Illuminage. Eccoci fatto. Wow. Niente, scusate la pausa, ma era necessaria perché non trovavo alcune cose. E niente, questo è il trucco. Sperando che vi sia piaciuto. Sto cercando se trovo un altro lucidalabbra, un attimo solo. Metterò quello di Valentina Ferragni alla Labello. Labello, Labello, Labello. Questo qua. Vedete? Questo qui che... Sì, lo so che non si vede. Lo metto così, va bene? Ok. Che questo qui mi ci sto trovando bene, non appiccica né niente, sì, mi ci sto trovando davvero molto bene, non so perché, ma sta diventando anche il mio preferito, tra l'altro, quindi non è appiccicoso. No, non l'ho messo ancora, mi sto facendo così perché voglio vedere se le labbra appiccicose, no, nulla. Vedete se c'è il rumore della televisione, ma non ne posso fare a meno. Nonna è un po' non si sente tanto bene, quindi dovete pazientare. Allora, eccomi qui. Dunque, questo è il make-up che ho voluto fare per l'inizio e la fine, anzi la fine e l'inizio del nuovo anno. E dunque, questo è un video per stare un po' con vostra compagnia. Se questo video vi è piaciuto, non vi basta che mettere un bel like di supporto, un commento e... Sì, l'uccido labbra non è male, dai, mi è piaciuto molto. E perché no, se mi va appunto, a presto. Ciao, un bacione. Ah, like, attivate la campanella ed iscrivetevi, attivate, sì, la campanella. L'ho detto troppe volte, va bene così. Ciao, faccio la foto. Ciao cuoricine, cuoricini.